Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale di Castellabate, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, rientra la riqualificazione dell'ex immobile comunale, noto come ex asilo nido, sito in via Pepi nella frazione Santa Maria, poco distante da Villa Matarazzo e dal nuovo polo scolastico che dovrà sorgere, ciò attraverso interventi di demolizione e ristrutturazione della struttura, che attualmente si presenta incompleta e in condizioni di avanzato degrado. Abbiamo questo progetto sul quale abbiamo pubblicato già un bando che è andato deserto perché insomma abbiamo una, una struttura, un progetto esecutivo che noi vogliamo realizzare abbiamo candidato su diverse misure da ultimo nello scorso dicembre abbiamo eh, candidato questo progetto abbiamo aderito a una rete di sviluppo turistico con il con un progetto con avviso con un bando di Invitalia quindi sono, sono delle reti di sviluppo eh, create con eh, i privati quindi in una, in una rete appunto fra pubblico e privato noi abbiamo candidato questo progetto che è un progetto sul quale crediamo molto che rispecchia un poco anche quello che è eh, la crescita che deve avere questo territorio quindi un, un progetto eh, di, 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 di un centro di servizi di un centro dove si possa sviluppare cultura un centro di aggregazione eh, il progetto è complessivo riguarda um, tutto il territorio del Cilento quindi noi abbiamo aderito a questa rete fatta da Imprenditori che hanno proposto soluzioni progettuali private e da amministrazioni pubbliche, fra cui Castellabate che ha proposto, eh, che ha proposto iniziative pubbliche, quindi eh, che fanno parte di questa, appunto, di questa rete. Per poter accedere a questi, a questi finanziamenti e a partecipare a questo avviso pubblico di Invitalia, abbiamo aderito a questa rete, a questo progetto di rete, mettendo a disposizione anche parte di questi locali a strutture importanti, centri di ricerca e universitari che fanno parte perché ci sono anche delle fondazioni, delle università in questo contratto di rete, quindi noi dando anche la disponibilità all'utilizzo incomodato di alcuni locali di questa struttura che resterà comunque comunale, gestione comunale e potrà essere veramente il fiore all'occhiello di questo. L'intento è appunto quello di destinare l'immobile a centro servizi con annesso cineteatro. Il progetto era stato approvato con delibera di giunta comunale il 18 aprile del 2014. Attualmente c'è l'ex Asilo Nido che lì, dove, dove deve nascere questo centro, che è nel, dove è oggi l'ex Asilo Nido, quindi c'è un progetto di recupero urbano di quell'area che poi praticamente sarebbe eh, poco distante da Villa Matarazzo, sarebbe poco distante dal nuovo polo scolastico che dovrà nascere, quindi uno sviluppo, una crescita, un'estensione del, 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 del territorio eh, con tre grandi attrattive con tre grandi poli che sono Villa Matarazzo, il cineteatro e la scuola a poco distante, quindi diciamo una crescita non solo in termini di offerta ma anche urbanistica del, del territorio.